bambino, di un bambino che viene sottoposto purtroppo a delle cattiverie. Anche il film che vedremo parla di bambini, di una, è la storia di un, in fondo è la storia di una bambina ritrovata. E quindi vi volevo rubare qualche minuto, poco poco, per raccontarvi la storia di un bambino attraverso una poesia che si chiama Se fosse tuo figlio. Se fosse tuo figlio, non lo lasceresti solo neanche un minuto. Passeresti tutto il tempo ad accarezzargli i capelli per dargli sicurezza e gli canteresti delle canzoncine per fargli passare il tempo e gli racconteresti delle favole per distrarlo. E lo copriresti col tuo corpo per non fargli sentire il vento freddo della notte e gli asciugheresti con la tua mano la pelle quando si bagna con gli schizzi d'acqua e gli saresti sempre vicino e quando c'è il sole forte lo copriresti, gli faresti ombra per non fargli scottare la pelle. Se fosse tuo figlio, non saresti fermo un istante. Vorresti andare da tutti, in televisione, dai giornalisti, in radio, e chiederesti ai governi, alle nazioni, che facessero qualcosa per lui. E vorresti che tutte le navi del mondo, di qualunque bandiera, si mettessero tutte in fila, una presso all'altra, per creare un ponte, per farlo tornare. E faresti marce, cortei, bruceresti bandiere, faresti scioperi. Non ti potrebbero fermare. Rivendicheresti a tutti i costi la sua vita. Se fosse tuo figlio, oggi saresti a lutto. E vorresti annientare tutto il mondo! E vorresti mettere una bomba sotto tutti i mari! E vorresti che la Terra finisse in questo stesso momento! E andresti perfino da lui, dal Pianeterno, per sputarlo in faccia! Ma non è tuo figlio! No, non è tuo figlio! Come l'hai pensato? È il telegiornale, cambia canale, ci sta la partita! Spegni la televisione, guarda! Tuo figlio è lì, nella sua stanza, sta tranquillo, sta dormendo. Sta al sicuro! Tranquillo, a lui non succederà mai nulla del genere. Stai tranquillo, non è tuo figlio. Non è tuo figlio. È comunque il figlio dell'umanità! Bravo Carlo! Bravo.